Adesso vi faccio vedere come essicco le erbe. Questo è uno stendino, vedete che è uno stendino. Molto semplicemente io ho messo un lenzuolo pulito che non ho però lavato con il detersivo e semplicemente sono all'ombra e sopra il mio stendino appoggio tutte le piante che voglio fare essiccare. Sarebbe meglio essiccare una pianta alla volta proprio perché se ci sono allergie eccetera, ma siccome io non vendo niente, faccio tutto per me e so che nella mia famiglia noi quattro nessuno è allergico, quindi io le essicco tutte insieme e poi ci faccio le mie polveri, i miei infusi eccetera. Però ecco, se voi invece dovete vendere delle piante, sicuramente sapete come fare. Io parlo solo per fare dei rimedi casalinghi. Io sto essiccando delle foglie di fico, dell'achillea, dell'ortica e anche della piantaggine. È vero che vi ho detto, ad esempio, nel caso della piantaggine, che essiccata perde molte proprietà, verissimo. Però io faccio queste polveri soprattutto a scopo alimentare. E quindi se anche perde un pochettino di proprietà non mi interessa perché la utilizzo principalmente per il sapore di fungo e che con le verdure ci sta benissimo. Sto essiccando anche, come vedete, l'ortica, che è la mia erba preferita, penso, proprio perché l'ortica, tra l'altro, è ricchissima di ferro e di minerali, oltre a essere antinfiammatoria, e quindi la utilizzo come spezia per i cibi e intanto beneficio anche dei suoi fitocomplessi. Ecco qua. E anche un'altra cosa, spesso io essicco anche i semi della piantaggine oltre che i fiori, perché non so se avete mai utilizzato lo psillo che vendono in farmacia. Ecco, lo psillo che serve per la stitichezza non è altro che i frutti fondamentalmente della piantaggine, quindi se voi le essiccate, ecco. L'achillea invece la essicco perché è un'erba amica delle donne ed è ottima per il benessere femminile, e il fico perché oltre a essere buonissimo perché ha un sapore di vaniglia e cocco insieme, abbassa la glicemia. Abbassa tantissimo la glicemia, quindi ottimo. Poi da qualche parte ci dovrebbe essere anche della malva che adesso non vedo. Quindi dicevo, nel mio stendino da essiccamento e utilizzo lo stendino perché l'aria può penetrare anche da sotto. Lascio le mie erbe all'ombra, mi raccomando, si essicca sempre all'ombra, non al sole, perché il sole media delle fotoreazioni che potrebbero poi far decadere i fitocomplessi. Quindi all'ombra e in un luogo arieggiato e caldo. Il tempo di essiccamento varia da pianta a pianta e anche dal clima esterno, ovviamente. Quando vedo che le piante sono ben secche, ecco, le metto in vasi di vetro. O intere o spezzettate, dipende cosa voglio fare. Se appunto voglio fare degli infusi, le lascio intere o spezzettate grossolanamente. Se invece mi interessa di più fare delle polveri per aggiungere al sale, aggiungere alle pietanze, allora le frullo con un frullatore. Ecco qua il mio stendino da essiccamento. In alternativa, sapete cosa potete usare? Potete usare anche le cassette. Se voi andate al mercato, in ogni paese c'è un mercato, ecco, buttano via tutte le cassette di solito, ne prendete un po' e le utilizzate impilate. E anche quelle sono ottime perché di solito sono forate e quindi permettono proprio il passaggio di aria, che è la cosa più importante. Le erbe vanno mosse un po' tutti i giorni, proprio dovete controllarle. Eccola qua la malva. Dovete controllare che non si formino muffe, eccetera. Okay. In più lo stendino d'essiccamento permette agli insetti che eventualmente avete raccolto di andarsene. La malva, vedete, eccola qua.
Ovviamente io essicco tutto, cioè anche i gambi, le foglie, i fiori. Stessa cosa per l'ortica. Gambe, gambi, foglie e fiori dell'ortica. E via. Non uso l'essiccatore perché, a parte che non ce l'ho, ma poi perché l'essiccatore comunque tende un pochettino a ridurre. Cioè, alcuni fitocomplessi si perdono con l'azione dell'essiccatore e quindi dipende un po' cosa volete farci. Se volete utilizzarli per scopi culinari potete benissimo usare l'essiccatore. Io preferisco essiccarlo nella maniera più classica possibile proprio perché si mantengono in questo modo tutti i fitocomplessi. Ed è un metodo più dolce per essiccare, ovviamente però richiede spazio e richiede molto più tempo, quindi decidete un po' voi se usare l'essiccatore, se avete, perché anche l'essiccatore comunque prevede molto spazio perché sono piuttosto grossi. E questo qua invece è il mio stendino da essiccamento.